Amici di Parla Europa, ben ritrovati. Vi parliamo dal Parlamento Europeo di Strasburgo e siamo in compagnia di un europarlamentare italiano, l'onorevole Massimo Paolucci. Buongiorno, onorevole Paolucci. L'onorevole Paolucci è un eurodeputato eletto nelle liste del Partito Democratico e quindi è componente qui a Strasburgo del gruppo SND, dei socialisti e dei democratici. L'onorevole Paolucci è anche il vicepresidente della delegazione del PD, che è fra le più numerose del Parlamento di Strasburgo. Onorevole Paolucci, la sua attività di europarlamentare si svolge all'interno delle commissioni ambiente e trasporti. In questo momento state discutendo di un tema di grande attualità, che è quello delle emissioni dei veicoli ed in particolare del modo in cui si stimano queste emissioni, cioè dei test. Come è la situazione? Abbiamo fatto un passo in avanti e uno indietro. Il passo in avanti è che finalmente dopo 10 anni le emissioni verranno misurate non in laboratorio ma su strada, perché i dati ci dicono che le emissioni in laboratorio sono 3-4 volte inferiori a quelle reali. Su strada le emissioni sono molto più alte, e quindi questo è un passo in avanti. Quel che non ci va bene, per questo abbiamo votato un'obiezione, cioè ci siamo opposti all'accordo fatto dai capi di governo e alla Commissione, è che nel 21 le emissioni saranno il 50% in più di quelle ammesse nel 2007, questo non è possibile. Nel 2007 il limite era di 80 mg, nel 2021 dovrebbe essere 120. Noi chiediamo che questo limite venga abbassato. Ecco, questa questione della differenza fra laboratorio e strada, che poi è all'origine del Dieselgate, no? dello scandalo che ha travolto la Volkswagen e adesso sembra interessare anche la Renault e altre case produttrici, sta sul difficile terreno del compromesso fra le esigenze di tutela dell'ambiente e le esigenze di tutela dell'industria, perché naturalmente imporre limiti più gravosi significa forse anche colpire il mercato, o no? Siamo su un doppio compromesso, perché in realtà il diesel ha avuto un grande sviluppo, perché le macchine diesel emettono meno anidride carbonica e quindi, come dire, sono utili per non far riscaldare il pianeta, però poi hanno emissioni di ossido di azoto altissime. Noi non vogliamo strangolare l'industria, vogliamo trovare un ragionevole compromesso e dare il tempo necessario all'industria per adeguarsi, ma ci vuole serietà. 80 mg per chilometro era 2007. Nel 2021 saranno passati 15 anni, 15 anni di ricerca, 15 anni di tecnologia, quindi tutto si può dire tranne che le industrie non hanno avuto tempo. Ce ne vuole ancora un altro poco, bene, ma alla fine noi non possiamo andare sopra gli 80. Ecco, quindi come vedete, qui avete anche in piccolo un esempio di come funzionano le istituzioni europee. L'onorevole Paolucci parla dell'accordo raggiunto tra Commissione e Consiglio, cioè tra l'organismo che raccoglie gli Stati e i governi. Il Parlamento deve però dire la sua parola definitiva. Quando pensate che avverrà questo? Noi abbiamo in Commissione Ambiente votato con una larghissima maggioranza, lo 70-80%, l'obiezione. L'obiezione è uno strumento regolamentare che ci consente di dire che questo accordo non va bene. Se l'Aula conferma il voto di Commissione Ambiente, questo accordo deve essere rivisto. Nel frattempo, come spesso accade, dopo il voto in Commissione Ambiente, Commissione e Capi di Governo ci hanno detto sediamoci e discutiamo, e stiamo discutendo, vedremo se c'è un buon risultato, pronti a ritirare l'obiezione, altrimenti la voteremo e si riparte da capo. È il funzionamento del trilogo, come si diceva. Sì, prego. Si discute tanto di Europa, crisi, cioè, questa è una delle questioni. Cioè, io credo che ci voglia un rapporto tra i poteri più equilibrato. Oggi abbiamo un rapporto tra i poteri tutto squilibrato fuori dai capi di governo, quella che i tecnici chiamano un'Europa intergovernativa, cioè alla fine si vedono i capi di Stato e decidono. Invece noi abbiamo bisogno di più potere alle commissioni e di più potere al Parlamento. Poi il Parlamento ha vari modi per farsi rispettare, ma da un punto di vista di Costituzione noi abbiamo bisogno di equilibrare meglio i poteri fra i tre soggetti. Ecco, va considerato che il Parlamento europeo è alla fine è l'unica istituzione europea a legittimazione democratica piena, cioè è eletto dai cittadini europei. Quindi, insomma, le previsioni del Trattato di Lisbona andranno, per evitare che si vada a quello che viene chiamato il federalismo degli esecutivi, ma questo è un ragionamento un po' più simpatico, ampio. L'ambiente è senza dubbio una delle questioni cruciali dell'Unione Europea, ma
l'altro tema di cui si occupa, perché lei evidentemente ama la vita complicata, non è meno importante. Ci riferiamo ai trasporti. In particolare, lei ha assunto un'iniziativa, ha partecipato anche ad assemblee pubbliche sul tema della macroregione adriatico-ionica, che potrebbe essere l'occasione per riprendere il discorso del cosiddetto corridoio 8. Che cos'è il corridoio 8? Parliamo dei corridoi. Sì. In Italia, l'Italia ha tre corridoi. Un corridoio che dal nord-ovest passa per Milano e Genova. Un corridoio un po' più centrale che arriva fino a Napoli, Gioia Tauro, Palermo. Poi abbiamo un corridoio che taglia est-ovest, da Madrid a Budapest. E poi c'è un corridoio molto esteso a est che va sulla dorsale adriatica e si ferma a Ravenna. Io dico che è come se a un quadrato che mancasse un lato, cioè abbiamo i due lati e qui si ferma a Ravenna. Noi vogliamo che ci sia anche questo lato qui, cioè che questo corridoio scenda giù fino a Brindisi. Si tratta di una questione che va anche oltre i trasporti, cioè nella battaglia che stiamo conducendo e che abbiamo vinto in Parlamento, perché il Parlamento ha votato il nostro ordine del giorno che dice che questo corridoio si deve estendere su tutta la dorsale adriatico-ionica. Dentro questa battaglia c'è non solo un tema che riguarda l'accessibilità, ma c'è un'idea dell'Italia, cioè l'Italia al centro, tra l'est e l'ovest, raddoppio del canale di Suez, commerci che vengono dall'est, sviluppo dei Balcani. Noi possiamo essere il ponte tra est e ovest. E se insieme alla dorsale facciamo finalmente la Napoli-Bari, facciamo la Ortona, Pescara, Civitavecchia, facciamo la Fano Grossita, l'Italia ha concretamente, non la poesia del Mediterraneo, al centro del Mediterraneo e può svolgere un grande ruolo di scambi commerciali, di scambi turistici. Ecco, questa è la battaglia che stiamo conducendo. Ecco, l'onorevole Paolucci faceva riferimento ai traffici, un dato statistico: per il Mediterraneo passa il 17% del traffico dell'intero pianeta, del traffico merci. Purtroppo queste merci spesso attraversano tutto il Mediterraneo. Sì, fanno così, ci passano attorno e fanno marameo. Ad Amburgo, a Rotterdam. Come possiamo fare per intercettare meglio questi traffici? La dorsale è fondamentale, perché la dorsale, quando parliamo del ponte, l'Adriatico è un pilastro, è un pilastro del ponte. Io insisto molto, dorsale e trasversale. Noi facciamo sempre questa discussione un po' astratta. Ci sono i corridoi. I corridoi, se non vengono messi in collegamento con le reti trasversali, sono assolutamente inutili. Il governo ha fatto un passo in avanti, perché finalmente la Napoli-Bari è una roba concreta, non un sogno. Dobbiamo farne altri due. La cosa importante di questo importante convegno che si è svolto a Pescara, con il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente Emiliano della Puglia, con il Presidente della Regione Emilia, che è il coordinatore della Regione, è che finalmente in quella sede il governo, rappresentato da Gozzi, e Ferrovie dello Stato, rappresentato da Gentile, hanno firmato un protocollo in cui queste cose che diciamo da qualche anno adesso sono un impegno comune. Ecco, questo penso sia... Chiedo scusa, è evidente che questo poi significa porti, Taranto. Cioè significa Taranto, significa come si riorganizzano i porti sulla base della riforma del Rio. Io penso ad esempio che sarebbe utile che i porti dell'Abruzzo abbiano come unità di gestione, siano con Civitavecchia, in modo tale che configurino una trasversale. Ma ripeto, noi abbiamo bisogno di passare da una discussione giusta sul Mediterraneo, la centralità del Mediterraneo, che il Mediterraneo non può essere soltanto guerre, a una discussione che faccia passi in avanti concreti. Mi permette di aggiungere che questa iniziativa è particolarmente importante, perché in un momento in cui il Mediterraneo conta i morti, nel momento in cui si alzano i muri, i ferri spinati, i fili spinati, nel momento in cui scoppiano guerre, noi parliamo di costruire ponti, integrazione, commerci comuni. E se noi guardiamo sulla cartina, diciamo così, la nostra costa adriatica e quella dei Balcani è uno dei più grandi distretti turistici del mondo. Ci andiamo separati o facendo massa critica insieme, organizzando? Ecco, questa è la macro regione, che è una roba secondo me inizialmente sottovalutata e che invece finalmente incomincia a fare qualche passo in avanti.
le cose che dice l'onorevole Paolucci a proposito della sottovalutazione purtroppo accompagnano spesso le vicende europee. Qui stiamo cercando insomma di stabilire se il mare è qualcosa che divide o qualcosa che unisce. Ovviamente l'onorevole Paolucci, il suo gruppo, la sua delegazione sono per la seconda opzione, par di capire, vitale per la pace, vitale anche per la crescita del Mezzogiorno, perché sarà difficile che il Sud si tragga dalle sue spezzi, le sue catene, senza una dotazione infrastrutturale diversa e migliore del passato. Noi ringraziamo Massimo Paolucci, eurodeputato del Partito Democratico, vicepresidente della delegazione del PD qui a Strasburgo, per averci concesso questa intervista. Ringraziamo naturalmente soprattutto voi per averla cortesemente seguita. Arrivederci su Parla Europa. Arrivederci.